caloroso saluto da Cortina, da Gianluca e Graziano del Tivoli. La ricetta di oggi è filetto di rombo in crosta di olive e capperi con salsa mediterranea. Allora, procediamo in questo modo. Per impanare questo rombo utilizziamo un pane particolare orientale che si chiama panko, insaporito con delle olive disidratate in forno poi tritate e della polvere di capperi, in modo tale che prenda un piacevole profumo da olive e capperi. Allora, Gianluca sta procedendo a impanare il filetto di rombo, appena passato nell'albume d'uovo leggermente sbattuto. Io procedo con la salsa di pomodoro, olio di oliva, pomodorini, un po' di sale, sale e pepe. Ok, adesso che si sono ben insaporiti, questa è una polpa di pomodoro che abbiamo preparato noi con un po' di scalogno e basilico, poi si frulla tutto. Ok, e questa è pronta. A questo punto il rombo viene servito con una passata di patate insaporita nell'olio d'oliva per completare il piatto. Ecco, siamo pronti per la cottura del rombo. Olio caldo, non troppo. Che bella crosta croccante! Vedete che ci sono le olive e sentite il profumo della polvere di capperi che c'è insieme al pane. Adesso procediamo con calma in maniera che sia bello croccante. Ancora 30 secondi e ci siamo. Nel frattempo Gianluca ha finito di preparare la passata di patate con l'olio d'oliva. Ci siamo. A questo punto il rombo è pronto per l'impiattamento. Prima la salsa. Nella riduzione di pomodoro preparata da noi c'è molto scalogno e anche un bel profumo di basilico che dà proprio una bella nota mediterranea. Poi la passatina di patate. Può essere tranquillamente un piatto unico perché dà veramente soddisfazione. Il filetto di rombo e alla fine una cialda croccante preparata con del riso molto cotto, frullato con le foglie di basilico, seccato in forno, poi fritto, in maniera da avere questa cialda croccante che è molto piacevole da trovarsi poi nella degustazione. E il rombo in crosta di olive e capperi con salsa mediterranea è pronto. Un caloroso saluto da Gianluca e Graziano del Tivoli.